Buonasera a tutti, se grandissima Juventus, Napoli ha capottato, Juve batte Cuccese 4-3, una grandissima Juventus nel primo tempo, vi ha scacciato come quando un camion scaccia delle pietre, le scaccia con i suoi copertoni, proprio vi ha distrutto nel primo tempo, vi ha surclassato. Già fino al 60esimo eravamo 3-0, la Juventus non ha rubato niente, grandissima, grandissima Juventus, con gol di un ritrovato Pipi de Higuaín, grandissimo attaccante, io l'ho detto che aveva voglia di riscatto e va purgato per l'ennesima volta il Pipi de Higuaín, un grandissimo gol del Pipita, che quest'anno dai suoi occhi si leggeva che aveva gli occhi della tigre e che aveva voglia di riscatto. Danilo ha fatto l'1-0, che tutti l'avete criticato quando io ho detto che è un giocatore di esperienza internazionale. E giocava riserva nel Manchester City perché era, cioè, uno che era più forte di lui, non perché era scarso. Le cose le dovete capire prima di parlare. E poi il gol del re Ronaldo 3-0. Vi abbiamo surclassato nel primo tempo fino al 60esimo. Poi è normale praticamente. Nel secondo tempo c'è stato il crollo. Dopo che la Juventus vi ha fatto un culo così, perché ve l'ha fatto così il culo, è normale che poi praticamente la Juventus è calata e il Napoli. Normale, tocca dirlo, la squadra ce l'ha e ci ha rimandato una partita. Stava succedendo l'incredibile, l'impossibile. C'è una partita vinta 3-0, ce la stavate rubando 3-3. Dopo che noi nel primo tempo, se avessimo vinto 4-0, non avremmo rubato niente. Ma comunque, detto questo, alla fine ci ha pensato il karma, il karma, il karma. Domenica Mertens si è tuffato e stavolta il karma vi ha castigato. Vostro Koulibaly vi ha purgato 4-3, palla a centro. Nulla da dire, ragazzi, perché la Juventus ha meritato e ha subito quei tre gol. Sì, da un lato, perché comunque la difesa ancora deve trovare i meccanismi. Chiellini si è infortunato, De Ligt, come ho detto sempre, ancora si deve ambientare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque, ha subito quei tre gol perché ancora la Juve si deve ambientare. Perché ancora siamo all'inizio della stagione. Poi c'è stato un calo di tensione dopo che tu pompi gioco e azioni per 60 minuti, 65 minuti, quello che sono, praticamente poi c'è un crollo fisico perché ancora siamo ad agosto, non siamo a marzo-aprile, se no col Kaiser che voi facevate tre gol verso marzo-aprile o verso anche gennaio-febbraio. Comunque detto questo ci ha pensato il karma. Domenica Mertens si è tuffato, non è stato castigato, non è stato neanche squalificato e avete rubato un punto alla Fiorentina. La settimana successiva il karma vi ha castigato, il vostro giocatore dopo che avete fatto una rimonda vi ha purgato e vi ha fatto perdere 3 punti. Voi avete rubato i due, alla Fiorentina avete rubato